Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento della serie Incentrix. Questo webinar in particolare sarà dedicato alla manutenzione del Various Combi Pro, il dispositivo NSK per l'igiene orale. A tenere il webinar il nostro collega Pier Giuseppe Vesentini, Technical Advisor and Coordinator. Il webinar verrà registrato e poi sarà disponibile nel nostro sito. E se aveste dubbi o domande, non esitate a scrivere nella chat, poi al termine del webinar le leggerò così Pier Giuseppe potrà rispondervi. Buon ascolto. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui a partecipare a questo mio webinar. Oggi parliamo, come diceva la mia collega, dell'unità per l'igiene orale, il combinato di NSK Various Combi Pro. Il combinato si divide in due parti simmetriche. Abbiamo la tecnologia piezo, quindi l'ablatore nella parte sinistra, e il trattamento con polvere sottogengivale e sovragengivale nella parte destra. Quali sono gli obiettivi di oggi? Gli obiettivi di oggi sono spiegarvi o comunque darvi qualche informazione in più. Comunque facciamo anche un ripasso su come si fa il trattamento quotidiano per quanto riguarda le polveri, quindi kit peri e profi, la pulizia ordinaria per quanto riguarda l'ablazione nella parte sinistra, e vorrei parlarvi anche di errori. Le macchine li chiamo errori, però in realtà sarebbero delle segnalazioni. Le macchine vi danno delle informazioni su cosa sta succedendo e sono frequenti, siccome vi sento spesso durante il mio lavoro quotidiano, ho preferito magari mettere un appunto su questi alberi. E nel finale, cosa molto importante, andremo a vedere come sostituire le guarnizioni, soprattutto per quanto riguarda la parte delle polveri. Pulizia ordinaria, quindi parliamo delle polveri, kit, profi e perio. Prima di tutto, per iniziare la pulizia dei serbatoi, dei manipoli, dei cordoni, l'operatore deve mettersi in sicurezza, quindi dispositivi sempre indossati, guanti, occhiali e mascherina, sempre, perché prima di tutto dobbiamo imparare e ricordarci di lavorare in sicurezza quando si fanno trattamenti di pulizia contaminati. Andiamo a eliminare eventuali accessori, soprattutto dai manipoli. Per quanto riguarda il manipolo perio, abbiamo un beccuccio nella parte terminale che si può rimuovere con una chiavetta in dotazione. Andiamo a fare una prima pulizia di asciugatura del manipolo nella parte superiore dopo aver effettuato il trattamento. Dopodiché si passa al famoso autocleaning. Molti di voi lo conosceranno. NSK mette a disposizione un lavaggio automatico tramite il pulsante, sembra una S, è questo qui a destra centrale. Tenendolo premuto per qualche secondo, la macchina entrerà in modalità AC, che sta appunto per autolavaggio, autopulizia. La macchina cosa farà? Andrà a pulire internamente cordone, parliamo delle polveri, cordone e manipolo e beccuccio, bypassando la camera. Cosa vuol dire? La camera non verrà trattata, non verrà fatta nessun tipo di pulizia da parte della macchina, andrà solamente ad eliminare l'eventuale deposito all'interno del cordone, del manipolo e del beccuccio, facendo filtrare all'inizio acqua e aria, dopodiché solo aria per effettuare un'asciugatura. Il trattamento, questo trattamento è fondamentale, deve essere fatto ogni fine trattamento con paziente. Quindi voi, terminato il paziente, congedato il paziente, prima cosa da fare è fare questa pulizia. Asciughiamo il manipolo accuratamente, dopodiché andiamo a premere il tasto centrale destro e lasciamo che la macchina faccia tutto in autonomia. Uscirà dalla parte terminale dell'acqua, dell'acqua, della polvere, dell'umidità, quindi o una tuta chiaro, eventuale lavabo, andremo a far erogare la macchina che, dopo aver terminato questo autocleaning, rientrerà nella modalità standard che voi conoscete, con le programmazioni, l'erogazione della potenza e dell'acqua. Cosa fondamentale che molto spesso ci si dimentica, c'è questa chiavetta che vi faccio vedere. È in dotazione all'interno della confezione del manipolo profi. Quindi quando voi acquistate il Combi Pro, all'interno troverete questa chiavetta. Cosa serve questa chiavetta? A svitare o avvitare il beccuccio del manipolo. Eccola qua. È fatta quadrata, va inserita all'interno del beccuccio e va a svitare. Quindi non è necessario, non vi sto chiedendo di avvitare ogni volta con la chiavetta montata e svitare, semplicemente non bisogna evitare di fare questa operazione, quindi svitare così o avvitare fino a fine corsa. Questo perché cosa succede? Che non è il caso singolo che crea il problema, ma se diventa un'abitudine, quindi tutti i giorni si fa questa operazione di svitare con la mano il beccuccio
andrà fuori asse, quindi dovrà essere sostituito e non è un trattamento in garanzia, perché l'SK richiede esclusivamente di utilizzare questa chiavetta quando dovete svitare il beccuccio. Semplice, però molto spesso ci si dimentica. Quindi questo, su questa parte metterei un appunto, perché di solito è una cosa che vi sfugge. Dopodiché prendiamo il manipolo, andiamo a fare una pulizia del corpo esterno tramite acqua corrente con un spazzolino a setole morbide, una pulizia accurata, soprattutto in questa parte, nella parte del beccuccio, dove abbiamo un deposito di polvere, in questa parte. Faccio vedere. Eccole qua. Nella parte posteriore del beccuccio. Solitamente qui ci si forma della polvere e andiamo a pulire accuratamente con lo spazzolino a setole morbide questa parte e la punta, eventualmente anche il manipolo se vedete che c'è un residuo di polvere. Dopodiché andiamo ad effettuare la pulizia interna del manipolo. Cosa vuol dire? Noi abbiamo la possibilità di acquistare delle bombolette che il mercato offre, che sono di svariate brand, okay, svariati brand, l'importante è scegliere sempre un brand ufficiale, fidato, non fidatevi del costo, perché quando costa poco di solito può diventare un problema, molto spesso lo diventa. Quindi abbiamo la possibilità di utilizzare delle bombolette e applicando a queste bombolette, applicando un adattatore, in questo caso si chiama CLA20, okay, abbiamo la possibilità di sparare all'interno del manipolo il liquido per la pulizia e della disinfezione interna. Cosa vuol dire? Voi dovrete agitare la bomboletta in base a quello che suggerisce il fabbricante, andrete a sparare all'interno del manipolo in questa sede, nella parte posteriore, quindi stacchiamo il manipolo dal cordone, andiamo ad applicare l'adattatore e andiamo a derogare. Okay? Ma in questo modo riusciamo a fare una pulizia perfetta e approfondita, soprattutto nella parte interna del manipolo, in questa sede, quella che non si vede. Ed è la parte fondamentale, perché ciò che si vede è facile da rimuovere, quello che non si vede ovviamente no. Abbiamo anche la possibilità di fare un'asciugatura sia con la pistola aria compressa, quindi abbiamo degli adattatori dedicati a fare l'asciugatura interna del manipolo, oppure c'è anche la possibilità, perché in studio non avesse l'aria compressa comoda per mille motivi, abbiamo la possibilità di acquistare delle bombolette dedicate per fare un'asciugatura. Mi soffermo un attimo sulla disinfezione e pulizia esterna del corpo. Quando fate la pulizia? Quando usate le serviettine imbevute in questa parte, mi raccomando, è molto 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 importante effettuare un'asciugatura corretta. Cosa vuol dire? Io sì, tratto il manipolo esternamente, però devo anche essere consapevole che se resta dell'umidità e poi che imbusto metto in autoclave, con l'andare del tempo possiamo trovare delle macchie oppure il manipolo può cambiare colore. Quindi asciugare anche in questo caso esternamente e internamente risulta fondamentale. Quindi l'operatore deve essere semplicemente consapevole. Sto dicendo per alcuni magari delle cose ovvie, però in realtà la quotidianità è tiranna, le cose non sono ovvie, si fanno operazioni senza magari pensare perché lo faccio tutti i giorni, non mi soffermo a riflettere, queste cose devono essere fatte con consapevolezza. Ok? Quindi almeno asciugare correttamente prima di imbustare. Dopodiché andiamo quindi a sigillare il manipolo all'interno della busta tramite sigillatrice automatica. All'interno della sterilizzatrice possiamo mettere anche gli accessori. Come avete visto prima, dal manipolo, dal beccuccio peri, abbiamo eliminato il beccuccio trasparente, che è l'icona in alto a sinistra. Possiamo mettere a sterilizzare, dopo averla lavata, anche la chiavetta di cui parlavo prima per svitare il beccuccio e dopodiché mettiamo in autoclave anche il manipolo. Dopodiché si va a stoccare dell'armadietto dedicato. Questa cosa vi può dare una mano, direi che è essenziale e magari ci considera poco. NSK richiede almeno una volta a settimana che voi facciate questo trattamento per quanto riguarda sempre la parte delle polveri, quindi manipolo profi e manipolo veri. Svitate il cuccio, come vi ho fatto vedere prima, quella che avete dedicata, ok. Dopodiché potete riporlo in ultrasonica. Ultrasonica non è richiesto nessun tipo di agente corrosivo, niente, si può mettere tranquillamente acqua distillata e fare un trattamento, un ciclo di decalcificazione. Perché? Perché può essere che ci si è dimenticati durante l'utilizzo, durante le terapie, di fare l'autoclining, si deposita, si stratifica magari una piccola quantità di polvere all'interno del manipolo, soprattutto in questa sede, nella parte ricurva. Quindi noi facendo questa operazione settimanale andiamo a fare una pulizia ancora più efficace e approfondita per quanto riguarda il manipolo. Ultima cosa,
Se vi trovate che se nel momento in cui magari a fine serata, prima di chiudere lo studio, non avete fatto questo trattamento perché il tempo, perché non c'era la possibilità, non c'era l'assistente, mille motivi, il giorno dopo potreste trovarvi in difficoltà. Vedrete che magari non è detto, però può succedere, vedrete che magari il manipolo non eroga correttamente, vedete un flusso che non è costante, ecco, in quel caso lì abbiamo un deposito all'interno del manipolo. Ci aiutiamo facendo questa operazione, svitiamo il beccuccio dal corpo e mettiamo in ultrasonica e sicuramente ci può dare una mano. Altra cosa che avete in dotazione per darvi una mano nella pulizia sono i tre spezzilli che si trovano in dotazione. Non so se li vedete, eccoli qua. Ok, abbiamo uno spezzillo grosso, il più grosso, vi faccio vedere come si utilizza. Okay. Quello più spesso, di diametro più spesso, va infilato nella parte posteriore del manipolo. Ok, quindi dovete semplicemente infilarlo. Questo serve per eliminare eventuali occlusioni all'interno del manipolo. Questo spezzillo più fine va inserito nella parte posteriore del beccuccio. Ok, potete tranquillamente andare a fine corsa e sono parti metalliche, non è praticamente impossibile danneggiare, quindi non preoccupatevi, ho studiato appositamente. Lo spezzillo è una punta tipo ago della siringa, quindi potete tranquillamente, se dove siete in difficoltà già in questa zona, potete ruotare lo spezzillo e riuscirete a un certo punto ad andare a fondo. Ultima parte molto importante è questo ago curvo, okay? Lo dovete inserire nella parte centrale del beccuccio e dovete insistere a fare una pulizia. Ultima cosa, aria compressa, mettete la pistola da questa sede, sparate e andate a fare una pulizia ancora più approfondita. Questo in caso di difficoltà. Vi troviate in un momento in cui non ergo correttamente e c'è del deposito all'interno. Parliamo adesso della pulizia e il trattamento di tutti gli accessori dell'unità. Allora, per prima cosa, quando noi abbiamo finito il trattamento, vedrete che sarà impossibile svitare il tappo. Perché? Perché la macchina, la camera, il serbatoio delle polveri è in pressione. Quindi noi sfrutteremo, togliamo il manipolo dalla sedia, andiamo a premere per circa un secondo questo tasto centrale, che è lo stesso dell'autoclean, e la macchina emetterà dell'aria. Vedrete che uscirà dell'aria da qui, dal manipolo. Eccolo qua. Non so se avete sentito, però c'è la possibilità di svitare il tappo agevolmente. Quindi la camera non è più in pressione, potete svitare il tappo, sempre utilizzando il tasto centrale destro. Andiamo a svuotare completamente la polvere che c'è, l'eventuale polvere che c'è all'interno della camera, facendo attenzione, cerchiamo di non lasciare residui. Quindi svuotiamo la polvere, verifichiamo se ce n'è in eccesso, possiamo utilizzare anche questo pennello che NSK mette a vostra disposizione per eliminare eventuali residui rimasti nella camera. Andiamo a pulirla più approfonditamente. Dopodiché rimettiamo la camera col tappo ben chiuso fino a fine corsa e facciamo questa operazione. Andiamo a premere per 5 volte, NSK chiede 5 volte per un secondo circa il pedale. Questo cosa serve? Potete anche tenerlo premuto in realtà, perché l'importante è mettere in circolo l'aria e l'acqua all'interno della camera. Avendo depressurizzato, noi andiamo a ripremere il pedale per 5 volte per fare in modo che, sempre manipolare le mani, per fare in modo che nell'impianto entri aria e acqua. Quindi effettuata questa parte, la macchina è carica, tutto l'impianto è carico e andiamo a fare il secondo autocleaning. Quello di cui parlavamo prima, mentre prima lo facevamo con anche il manipolo e il beccuccio montato, in questo caso andiamo a staccare il manipolo che abbiamo precedentemente trattato ed è già in autoclave e andiamo a fare un autocleaning completo. Andiamo a fare una pulizia ancora più approfondita del cordone. Sempre i soliti 45 secondi, la macchina entra nella sua modalità AC, autocleaning, e finirà tutto in autonomia, non dovete fare nessun'altra operazione. Ricordatevi che la macchina nel momento in cui abbiamo i manipoli nel braccetto dedicato, sia per il manipolo per le polveri, non reagisce a nessun segnale. Quando noi andiamo a prendere il pedale, lei è completamente in stand-by. Vi do un beep per dirvi no, non posso fare nulla perché dobbiamo prima avere la possibilità di avere il manipolo in mano. Allora lei comincia a reagire, comincia a seguire i programmi che eventualmente andate ad impostare. Andiamo a fare una pulizia del serbatoio delle polveri, in questo caso quindi tramite aria compressa andiamo a pulire accuratamente il serbatoio, lo aspirando premendo il tasto dedicato, andiamo a togliere il cordone,
c'è una ghiera dedicata, basta svitarla, e andiamo a fare una pulizia anche in questa sede. Con il pennellino che abbiamo in dotazione. Andiamo a pulire accuratamente. In questa sede è probabile che si formi dell'umidità e la polvere si fermi anche in quella sede lì. Andiamo a fare una pulizia approfondita e accurata. Quindi, anche in questo caso, sono cose banali, sono cose ovvie, però l'operatore deve essere consapevole di quello che deve osservare quello che sta accadendo. Quindi, nel momento in cui vedete il deposito, andiamo ad eliminarlo, semplicemente ad eliminarlo. Devo fare la pulizia anche del cordone, soprattutto in questa sede dove ci sono gli O-ring. Andiamo a fare una bella pulizia e a controllare che non ci siano residui di polvere. Andiamo poi a fare una pulizia e disinfezione anche esternamente del cordone. Il cordone non va autoclavato, ok? Sia dell'ablatore che delle polveri non va mai messo in autoclave, però deve assolutamente essere pulito e disinfettato. Quindi pulizia esterna, pulizia della parte dove viene installato il manipolo e va montato nella camera e pulizia della camera esterna. Quando si pulisce la camera, altra nota importante, evitare che ci sia umidità all'interno, quindi evitare di mettere la camera sotto l'acqua, non farlo assolutamente, perché? Perché non riusciamo più ad asciugarla. Quindi in questo caso, poiché la polvere e l'umidità non vanno d'accordo, non sono buoni amici, la cosa buona è cercare sempre di avere all'interno della camera tutto asciutto, tutto perfettamente asciutto. Quindi panno alla mano andiamo a pulire nella parte interna della camera ed eventualmente soffiare con l'aria compressa. Anche il pedale, non dimentichiamoci, deve essere trattato, pulito e disinfettato, anche se potenzialmente non entra a contatto con il paziente. Abbiamo parlato delle polveri, adesso ci spostiamo nella parte sinistra della macchina, quindi ablazione. Anche l'ablazione richiede una pulizia. Dovendo fare la pulizia, dobbiamo prima di tutto indossare i dispositivi di sicurezza personali. Quindi, per prima cosa, occhiali, mascherina e guanti vanno indossati sempre, sicurezza al primo posto. Ablatore. Allora, nel momento in cui abbiamo finito il trattamento con l'ablatore, dobbiamo eliminare gli accessori. Come in precedenza toglievamo il beccuccio, in questo caso abbiamo una fresa montata. Come si monta la fresa e come si smonta? NSK mette a vostra disposizione una chiave dinamometrica, ce ne sono tre per ogni confezione, e dovete semplicemente sfruttarla per togliere la fresa. Allora, solitamente consiglio di utilizzarla fino a fine corsa, però nulla vi vieta di eventualmente togliere la chiave dinamometrica e svitare la fresa con le mani. Cosa fondamentale, e se prendete il vizio di montare la fresa in questo modo, ok, quindi con la mano, non dovete assolutamente utilizzare un qualsiasi strumento per saldare correttamente, per evitare serrare correttamente la fresa. Dovete solo ed esclusivamente usare questa chiave che avete in dotazione. La infilate nella parte centrale, sentite questo click e girate anche 2 o 3 volte. Ok, questo perché? Perché questa chiave applica la forza strettamente necessaria affinché la punta sia montata correttamente sull'ablatore. Ok, quindi per favore, cosa importante, utilizzare sempre la chiave dinamometrica, e la chiave dinamometrica deve essere sostituita almeno una volta all'anno perché è sottoposta ad usura. Perfetto. La pulizia interna, quindi per andare a pulire internamente il cordone e l'ablatore, NSK richiede che venga inserita all'interno del serbatoio dedicato all'ablatore dell'acqua purificata o distillata, almeno fino a metà, a livello metà. Quindi fino a metà le riempite, le mettete lì e premete sempre il solito tasto centrale per la pulizia interna. La macchina entrerà in autocleaning, la durata è sempre la solita, effettuerà una pulizia interna del cordone e dell'ablatore. Okay. Quindi facendo in questo modo andiamo a pulire eventuali depositi che possono esserci all'interno del cordone. Anche in questo caso dobbiamo fare una pulizia esterna degli accessori e del corpo dell'ablatore. Vedete che NSK vi propone di pulire l'ablatore con acqua corrente, spazzolino sempre a setole corte, cioè a setole morbide. Dovete soffermarvi in questa parte, okay. In questa sede, nella parte dove c'è la fresa, ci sono le fibre ottiche, sono due, ok, di tutte e due le parti. Anche qui andiamo a fare una pulizia corretta, andiamo a far entrare l'acqua internamente all'ablatore, andiamo a pulire anche la parte posteriore dell'ablatore. In questa sede abbiamo i LED, fateci caso, molto spesso ci crea del deposito qui perché non viene mai considerato il cordone come oggetto di pulizia accurata.
Ok, in questa sede va fatta una pulizia, basta un cotton fioc imbevuto di alcol, si va a fare una pulizia efficace e vedrete che la macchina torna ad avere un LED splendente. Anche in questo caso, per andare a pulire internamente l'ablatore, abbiamo delle le solite bombolette dedicate a questo utilizzo. Quindi possiamo sfruttare le bombolette che il mercato ci offre. Per andare tramite l'adattatore ad agitare la bomboletta e sparare all'interno dell'ablatore un disinfettante oppure un liquido per la pulizia. Questo vale anche per le frese. Si può fare un trattamento anche per le frese senza nessun problema. Cosa si fa? Si monta l'adattatore sulla bomboletta, si va ad applicare l'adattatore nella parte posteriore dell'ablatore e si va ad erogare il liquido, come per i manipoli della pulizia. Anche in questo caso si può fare la pulizia esterna anche del serbatoio. Il serbatoio deve essere pulito e accuratamente deve essere asciugato. La cosa fondamentale è che l'operatore guardi sempre lo strumento quando viene trattato. Quando si fa la pulizia, capisco che il tempo è poco, però si va a fare la pulizia esterna, ma bisogna comunque abituarsi ad osservare cosa sta succedendo, se ci sono rotture, se ci sono crepe, se è successo qualcosa, perché il danno accidentale può succedere. E nel momento in cui abbiamo un ablatore danneggiato deve essere verificato da casa madre. Anche in questo caso si va ad imbustare il tutto, quindi solo l'ablatore e la fresa e la chiave dinamometrica, non il cordone. Il cordone, dimentichiamolo, non si pulisce solo esternamente, ma si può tranquillamente imbustare tutto e messo in autoclave. Vi ricordo sempre che l'autoclave deve essere caricata in modo intelligente, cioè seguire quello che il fabbricante suggerisce. Non carichiamo l'autoclave perché abbiamo poco tempo, carichiamo finché ce ne sta, perché non riuscirà a fare un ciclo efficace. Okay? Diamo la possibilità all'autoclave di fare un buon lavoro caricandola nella maniera corretta. Andiamo a stoccare il tutto, dopodiché si può utilizzare nella volta successiva. Allora, io qui voglio parlarvi di alert frequenti. Non li ho chiamati errori perché non sono dei veri e propri errori. Cioè, voi nel vostro schermo vedrete apparire errore 4, errore 8, errore 9, però in realtà la macchina vi sta dicendo non sono correttamente montata. Vi faccio un esempio. E adesso staccherò il pedale della macchina e prima quella che fa la macchina vi dà errore 8. Ecco, la macchina non vi sta dicendo sono guasto, okay? Non vi sta dicendo c'è qualcosa che non mi funziona all'interno. Ho semplicemente staccato il connettore del pedale. Quindi, come prima cosa, la macchina vi avvisa. Magari avete fatto una pulizia approfondita dell'unità, avete staccato i fili, avete cercato di fare una pulizia approfondita, vi siete dimenticati di aver montato il pedale, la macchina per prima cosa vi darà errore 8. Montato il connettore correttamente in modo saldo, vado a riprendere e la macchina torna nella modalità classica che voi conoscete. Altra funzione che succede spesso, magari avete fatto uno spostamento della macchina in studio, vi siete dimenticati di aprire l'aria, la macchina vi darà errore 4. Cosa vuol dire? Mi manca l'aria per poter lavorare. La macchina non è che non funziona, non ha aria a disposizione. Quindi voi dovete assicurarvi che l'aria ci sia all'interno. Nella parte posteriore, la parte sotto dell'unità, c'è il filtro dell'aria. Lo vedrete se per caso avete la possibilità di andare a vedere. C'è in questa sede. Ok, andate a premere. Se sentite questo suono, vuol dire che l'aria sta arrivando all'interno dell'unità. Ok? E sparirà l'errore 4. Ultimo, ma non per questo meno frequente, è l'errore 9. L'errore 9 si verifica quando tentiamo di utilizzare la macchina, ok? La macchina senza manipolo ablatore applicato. Poiché la fresa, la punta dell'ablatore e la macchina si parlano costantemente, ok? Cioè la macchina interpreta le necessità dell'operatore, nel momento in cui non abbiamo l'ablatore montato, la macchina darà errore 9. Altra cosa, perché per questo vi sento spesso. Sto provando il ablatore, ma mi dà un errore, c'è qualcosa che non va. Errore 9, manca la fresa. Se voi provate l'ablatore senza la fresa e premete il pedale per circa 2 minuti, la macchina vi segnalerà errore 9. Quindi, perché non voglio chiamarli errori? Perché in realtà sarebbero degli anni, perché la macchina vi sta avvisando che c'è qualcosa che non è montato correttamente. Basta essere consapevoli di cosa vuol dire la macchina, di cosa ci sta reclamando, andiamo a montare tutto correttamente e la cosa si risolve senza problemi. Ok, prima vi parlavo delle guarnizioni. Le guarnizioni, per guarnizioni intendo queste guarnizioni. Okay, quindi parliamo principalmente delle polveri, perché? Perché le polveri hanno questo innesto dove si montano le camere
per le polveri, okay? Questo innesto che è sottoposto ad usura. Questo innesto ha 5 guarnizioni dedicate, monta e smonta quotidianamente la camera su soggetto ad usura. Quindi queste guarnizioni vanno sostituite ogni 12-14 settimane. Come devo fare per sostituirle? Basta estrapolare la camera e l'SK vi mette a disposizione questa vista all'interno del manipolo Profi, ok? È in tutto indicato, no? Non si può sbagliare. Abbiamo la stessa foto dell'adattatore, che è questa parte qui. Abbiamo all'interno 5 O-ring, come vedete dalla foto della presentazione. Abbiamo 2 O-ring piccoli nella parte superiore, che sono in questa sede, e 3 O-ring nella parte posteriore. Quindi quello che vi consiglio è di utilizzare eventualmente questo ago che già avete in dotazione, perché NSK ve lo fornisce, e ad andare a sostituire con calma e tranquillità la guarnizione. Andate ad inserirvi lì, magari siete un po' più comodi di me, e andate a sostituire la guarnizione in questo modo. Eccolo. Andiamo a prendere la bustina, estraiamo la guarnizione e andiamo a riposizionarla. Quello che vi consiglio è di sempre togliere un O-ring, mettere un O-ring, togliere un O-ring, mettere un O-ring, perché come vedrete nell'innesto ci sono degli inviti che possono portarvi magari a confusione oppure non vi ricordate come fare. Altra cosa, guarnizioni della parte dove viene montato il manipolo Profi Eperio, anche in questo caso spezzino alla mano, andiamo ad inserirlo gli O-ring dopo 12-14 settimane in questo modo, andiamo ad eliminare la guarnizione. Ok, avete una bustina che in questo caso già l'SK vi fornisce un primo kit in dotazione ed è questo. Non potete sbagliare. Avete la busta con l'icona, quindi vedete tranquillamente che potete sostituire questi 2 O-ring nel cordone. Ultima cosa, ma per questo non meno importante, è la guarnizione del beccuccio. Anche il beccuccio ha 2 guarnizioni in questa sede, sia Profi che Perio, una e due, ed LSK anche in questo caso vi supporta dandovi una confezione dedicata al beccuccio. Ok, se voi fate questo, se anche in questo caso l'assistente, chi per essa ha la consapevolezza, si ricorda, oppure stampatevi direttamente dove fate la manutenzione un alert, una frase con scritto sostituire ogni 12-14 settimane, cosa facciamo? Andiamo ad evitare eventuali problematiche riguardanti proprio queste guarnizioni, perché sono sottoposte ad usura. Quindi noi sostituendole di default, senza neanche pensare se sono in buono stato, senza star lì a vedere se sono in cattivo stato, se sono in buona salute, andiamo a sostituirle e garantiamo e facciamo in modo che la macchina operi e si comporti sempre come noi preferiamo, quindi nel migliore dei modi. Abbiamo anche a disposizione un olio dedicato per effettuare una lubrificazione degli O-ring, perché comunque anche gli O-ring, soprattutto del beccuccio, sono sottoposti a sterilizzazione. Andiamo a bagnare con l'olio dedicato agli O-ring con una goccia d'olio in questa sede, con le dita facciamo il giro a 360 gradi, dopodiché abbiamo fatto il nostro lavoro. Soprattutto in questa sede del cordone è anche importante sudare l'olio, perché? Perché abbiamo, scusi, abbiamo la possibilità di far girare il manipolo a 360 gradi senza mettere e stressare il cordone. Quindi mantenendo gli O-ring di questa parte del cordone in ottimo stato, noi riusciamo ad operare senza nessun tipo di problema. Troverete comunque nel nostro sito NSK un video dedicato, anzi due video dedicati sia per la parte delle polveri che per la parte delle ablature. Nel caso in cui aveste difficoltà, non vi ricordate o avete qualche problematica, siamo sempre disponibili al telefono, online, in qualsiasi soluzione, anche tramite i social, per cui se andate nel nostro sito NSK Dental Italy potete trovare supporto alla stragrande maggioranza dei vostri dubbi o perplessità. Io con questo ho concluso. Se avete delle domande, sono ben disponibile a darvi una mano. Grazie per Giuseppe. Nel frattempo è arrivata una domanda da Sara che ci chiede: buongiorno, dove posso trovare gli adattatori per lubrificare i manipoli? Non erano in dotazione nel nostro NSK Various Combi Pro.
No, è vero, non sono in dotazione, ma sono degli accessori opzionali che potete acquistare e trovate codici o presso il vostro rivenditore di fiducia, oppure basta scrivere al nostro sempre service @nsk oppure a info@nsk. Sul sito trovate tutti i recapiti a cui affidarvi per richiedere un'informazione di questo genere. Comunque NSK vi dà la possibilità di acquistarli in autonomia tramite rivenditore ufficiale. Benissimo, se dovessero esserci altre domande, questo è il momento giusto. E Giuseppe è qui per rispondere. Vi ricordo poi che questo webinar sarà disponibile nel nostro sito web sotto la sezione Iniziative Speciali, Formazione NSK. E, seguiteci anche sui social, Instagram, Facebook, LinkedIn. E per eventuali dubbi, domande sulla manutenzione sia del Combi Pro ma anche dei manipoli. Aggiungo dicendo anche che sul nostro sito, nelle offerte, nella parte finale, sono scritti tutti i numeri di riferimento, soprattutto il mio numero e la mail di riferimento per scrivere un qualsiasi dubbio o perplessità che avete su Combi Pro o su qualsiasi prodotto NSK. Saremo lieti di darvi tutte le informazioni di cui necessitate. Sono stato troppo esaustivo. Bene, vi ringrazio e grazie per l'attenzione. Buona Grazie mille a giornata. tutti, buona giornata, grazie. No.